roccioso. Operativo e pronto ad afferrare. Capitan Timo in azione. Io porterò sofferenze. E andiamo! E bella ragazzuoli, ciao bella gente e salve anche alle brutte persone. Qui è il vostro Tommy Zero Mail per una nuova puntata su LOL. League of Legends. Un nubo che nababa. Siamo con Jax, il bellissimo Jax. Jax, fatti vedere. E lui è pronto per la battaglia con lampadario in mano. Con lampione in mano, va bene. E ci andiamo top. Allora, abbiamo preso una bella lama di Doran, una bella pozza e un bel trinket che è gratuito. Ok, andiamo a dare la mano a strompi babbo. Come sono le lane? Io Jax top, mid lane Veigar, giungla Kindred e bot lane Morgana Jinx. Bella lane sotto. Qua ci mettiamo un attimo la E. Poi loro invece sono top lane con Pantheon, giungla Lee Sin, mid lane Victor, bot lane Draven, Leona. Bellissima accoppiata. Ragazzi, fatevi sotto. È molto tosta qua, oggi la vedo molto tosta. Minion in azione. Quella che sentite è Kindred. Raga, Kindred è molto carino PG. Mo vediamo se la Riot lo nerferà, bufferà un pochino, perché è troppo forte. Comunque, dicevamo, metto sempre un punto sulla E, che prende la E di Jax. Cosa fa? Volteggia il suo lampione. Secondo voi è FK questo deficiente? Vabbè, non ho parole. Vabbè. Comunque, dicevamo. Ah, non prendo neanche un me. Niente, neanche un minion. Fatevi sotto. Eh no. Pantheon, però guarda che sei. Antipaticissimo. Ah, quanto mi sta sulle Pantheon, ragazzi. Ragazzi, Pantheon è veramente un bel PG. Poi faremo anche lui e vedrete che se è giocato come si deve, tipo lui lo giocherà sicuramente meglio di me, è un ottimo personaggio. Avanti il prossimo. Ah, che rompiscatole Pantheon. Comunque, ragazzi, la passiva di Jax è una delle passive più interessanti di LoL, cioè più colpisce, più fa auto attack, più fa danno, cioè più è veloce nel far danni. Guardate Jax, è proprio forte, ragazzi. No Jax. Il signor Pantheon adesso. Ecco, io neanche con la mia. Guarda. Ma guardate questa, vaffanculo, va. Sorpresa. Mannaggia la miseria. Dei nubi. Un allenatore alla battaglia. Un nemico.
Quanti scudi c'hai, bello? Doppia uccisione. Fatevi sotto. Mica passa sempre domenica. E su, per favore. Già ti ha dato una mano qua a Kindred e a me già mi ha fatto le Erbanded Bouts. Che cacchio. Già la miseria. Comunque, come avete visto, si maxa la W, che è un colpo potenziato che fa tanto 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 male. E a noi questa cosa ci piace tanto. Ok. Lui che cosa ha preso? Lui come noi ha preso Ustione. Bene. Poi, come seconda si maxa il balzo, che oltre a fare saltare sul nemico gli facciamo anche danno. Come terza si maxa la E, però un punto all'iniziale alla E va messo, cioè Jax assume una posizione di difesa fino a 2 secondi, schivando tutti gli attacchi base, subendo il 25% dei danni in meno nell'abilità ad area. Poi, quando si riattiva, dopo 2 secondi si attiva, o se viene riattivata perché la riattivate voi, e stunna l'avversario per Ajax, che fa, cioè devi venire qua. Il problema è che lui ha un sacco di minion che gli danno un sacco di mano. Ma mica ce l'avrei in mano infinito te, eh. Bellerrimo. Pure sembra che... Ma che il blu ce l'avevo io. Un nemico è stato ucciso. Fatevi sotto. Un alleato è stato ucciso. E niente, lo devo aspettare un attimo sotto torre. Devo liberarmi di tutti questi minions, sennò mi fanno troppi danni quando ingaggio. E la situazione non è simpatica questa. Adesso per esempio si potrebbe provare un engage. Chi è che ha pingato? Chi è che ha pingato? Che cosa ha pingato? Chi è che ha pingato chi? No, io ho bisogno di un minimo di minions. Pronto alla battaglia. Questa Kindred sta in netto svantaggio, in ritardo, però io ho questo sul mio antagonista, ho una kill. Un'altra cosa che faccio subito è questo, però al momento sto indietro. Vabbè, ragazzi, comunque già lo riesco a uccidere sul 1v1 e già non è male, con 2 minion di meno. Sto arrivando. Ma non ha utilizzato Ustione? Io c'ho un'Ustione in più di lui. Diciamo che la situazione per lui non migliora. Buono per signor Veigar, che si fa la sua doppia uccisione. Adesso noi questi li aspettiamo belli qua, perché lui è così stupidocelo. Benissimo. Lasciatemi.
Adesso lui ha paura. Adesso lui ha paura di noi. Presa, sono tornato. Fatemi sotto. Va bene, caro amico mio. Non mancherà tanto che per un'altra kill. Il problema è che adesso non ho visione. Ci prendiamo una bella pozza. Se lui rimane qua è morto stavolta. Si è salvato per il flash, ragazzi. Bene, anche Jubot. Facciamo le doppie uccisioni come niente fosse, ragazzi. E questa ci aiuta tanto. Sorpresa, sono tornato. Pronto alla battaglia. Facciamo fuori anche questi, così lui perde anche questa lane e noi ce ne torniamo belli che belli. Fatevi sotto. Torniamo belli che belli. Serie di uccisioni del nemico. Lasciatemeli tutti. E via. Anche questo. Avanti il prossimo. Rendete conto quanto è forte Kindred e Jax? E adesso iniziano veramente i problemi per loro. Perché il signor Jax torna indietro e si prende la lama del re in rovina. E lì so veramente problemi amari, ragazzi. Sono cazzi amari, cazzi amaremmeri. Giurin giurello. E io mi prendo la lama del re in rovina. Un'altra pozza per sicurezza, perché le pozze... Le pozze... Ah, male, male, male. Che peccato. Comunque, lasciatemeli. Kindred. Qui stanno tutti in mid, eh? Chi è stato ucciso? No, perché noi ci manca Veiga. Ah, io voglio mettere la madre in rovina. Mamma mia, qua mi ammazzano proprio. Veigar? Che cazzo stai facendo? Eh?
E dai. E adesso direi che me ne posso tornare bello bellerrimo a casettina, perché ho rischiato anche abbastanza. Comunque loro, con tutto che stanno sotto, è un buon team loro, eh. Devo dire che non mi dispiace. Io però devo farmare tosso. Perché loro, chi è che sta avanti? Ah, i Draven, Draven che è in positivo, ecco perché. Quindi focussare i Dravens. Draven! Comunque, avete visto che Jax è un portento. Ah, in tutto ciò la R, già di passivo ogni terzo attacco fa più danni. In più, quando cliccato, quando attivato, aumenta le resistenze del signor. Jax, perché giustamente facesse pochi danni, no? Ah, uno dice, vabbè, fa pochi danni, Borello. No, no, allora io gliene do altri po'. Jax è un personaggio, ragazzi, che se uno lo sa usare, è maledettamente... È uno di quei personaggi che fa le pentakill come niente. Io lo adopero da poco, nel senso, mi diverto a utilizzarlo da poco. Forse ho sbagliato, lo devo iniziare prima. E allora stanno due bot. Un nemico è stato ucciso. Sorpresa, sono tornato. Un nemico è stato ucciso. Uno l'ho portato con me però, e uno ci ha mancato. Ah, la lama del re rovina, che stupido. Porco Giuda. Mannaggia a me la lama del re rovina. Victor non sta messo benissimo. Ma porca paletta. Mannaggia, vedete ragazzi, io queste cose me le scordo alla grande. Se io c'avevo la lama del re, cioè se attivavo la lama del re rovina, 100 de sangue li prendevo subito. Più ruba. Naggia, che stupido. Si balla. Guarda, io ti avverto. Se tu provi a colpire la mia torre, io vengo giù. Ecco. Questa cosa di questa sua possibilità che ha è veramente rompiscato. Non tocca la torre, perché guarda, mi incacchio come una bestia. La tua torre è stata distrutta. Doppia uccisione di Mika. Fatevi sotto. Ah. Quindi? Doppia uccisione. Bravo Vega. Sono tornato. Non potrò fare niente per quella leona, ma almeno il mio me lo so. Ah, ritagli. Un'altra volta mi sono scordato la lama del re rovina, raga. Mannaggia me. Pronto alla battaglia. Se questo Lee Sin fosse così stupidin. No, eh. Lasciatemeli tu. Mai nella vita questo Fortin, eh? Vabbè, ci ho provato, ragazzi. Come? Avanti il prossimo. Ai. Tac. E ci siamo dati anche un po' di visione, che fa sempre bene. Adesso ce ne torniamo. Un
Un nemico buono, ottimo. Bellissimo. E adesso iniziamo, signori, con la cara e vecchia Trinity Force. Come si chiama in italiano, ragazzi? Io sapete, non lo so. Forza della Trinità. Della Trinità. Ah, ottimo questa cosa. Benissimo. Qui non dico che abbiamo vinto il match, ragazzi, ma abbiamo dato un grandissimo allungo. Un allungherrimo quasi. Mi sto strozzando con... con le cuffie. Ragazzi, veramente mi stavo strozzando con le cuffie. Però... Draghino, muori per favore. Dai, su. Non fare il timido. Ehi. 65 volte ho sentito questo drago. Volevo vedere se questa Jinx si fregava il mio adorato Sniapolo. Ciao, cretino. Bene. Io non lo so di chi era qua kill, ma me la so presa, raga. Guarda, non faccio nessuno. Non facciamo prigionieri. Vieni, vieni. Guarda. Un po' sbagliato io per un valido motivo, ho allontanato dal fuoco tutti. Sì, qua ho sbagliato io, ragazzi, e non poco, perché che ho fatto? Invece di andare qua verso i miei compagni, me ne sono andato via dalla, perché era la parte più vicina che non colpiva la torre, che non mi colpiva la torre. Qui ho sbagliato veramente tanto, giuro in giurello. Ragazzi, bisogna farci caso a queste cose. Va bene, 6-2 comunque. E non abbiamo farmato una mazza. Formiamo la Sora Kindred, che siamo qua. Comunque non ci lamentiamo. Dopo la lama del re in rovina ci facciamo una bella Trinity, che la Trinity su Jax ci sta di un dio, di un bene, perché lo velocizza. Quindi con la sua passiva vanno a braccetto. Dopo che lo velocizza e gli dà anche mana, che lui ne accusa un po' la mancanza, la Trinity è molto comoda. E dai. E basta, stai fermo. Lascia stare i miei amichetti. Questa gente è ostinata, che non vuole morire. Morite, per favore. Ora tocca. Questa ostinazione nel non voler morire, guardate. Guardate che velocità, guardate che cos'è Jax, ragazzi. No, via.
Via, 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 via. More guns. Come with me. Andiamo. Un nemico è stato ucciso. E ragazzuoli, la partita con Jax finisce qui, signori. Finisce qua perché la squadra avversaria si è arresa. Però come avete visto, Jax è super mega OP. Dopo la lama della rovina sicuramente avrei finito la Trinity. E dopo la Trinity probabilmente... non lo so. Vabbè, adesso vi studio, vedo un altro gli avversari, vi studio un po' quello che avrei voluto fare. Boh, non lo so. Ragazzuoli, anche l'Hydra non ci sta male, però in alcune particolari occasioni. Qui dal vostro Tommy 0000 è tutto. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, perché se non vi siete iscritti è perché siete delle brutte persone. Quindi mi raccomando, iscrivetevi. Ciao, ciao, ciao!